cosa dovrebbe migliorare e cosa invece ti è piaciuto, su cosa deve continuare a puntare mister Lauro? Beh, pro e contro la dice in maniera chiara, stavolta è inutile che parliamo di aspetto tecnico, ma parliamo, vedete il pro sacrificio che hanno messo tutti i giocatori, perché hanno dato l'anima, sono usciti con i crampi e a volte sono veramente usciti esausti, e questo è grande spirito di sacrificio, così come l'aggressività. L'Aquila faceva girare palla ma non poteva avvicinarsi a 20 metri dall'area perché già erano subito aggrediti in maniera incredibile, perché non avevano proprio spazio per riuscire a penetrare minimamente per riuscire a creare qualcosa di positivo. E poi le distanze tra le parti, ho messo ovviamente, possiamo rimettere la slide così la leggono anche i lettori, le distanze tra i reparti, perché la Samba è stata veramente corta, compatta, è sembrato un unico blocco, tutti i giocatori hanno partecipato all'azione e c'era poco da fare contro questa squadra. Cosa non mi è piaciuto? Ancora una volta l'asse di destra, perché è vero che Cardoni ha avuto diverse situazioni in cui poteva far male sull'uno contro uno, ma è vero, parlo di asse perché è vero che dall'altra parte, per esempio, Battista ha il supporto ottimale di Pagliari, da quest'altra parte Zoboletti ha meno gamba, riesce meno a supportare un po' l'azione offensiva rispetto al compagno dell'altra sponda. Ho messo il tiro da fuori perché il portiere era sempre fuori dai pali dell'Aquila. Il portiere dell'Aquila era sempre fuori dall'area, era al limite dell'area, e dico, ogni volta che prendevamo la palla, invece di cercare l'azione, abbiamo visto tante volte Riviera, io ricordo il gol del Gubbio, ci fece il gol da 60 metri, io il giocatore, l'attaccante... Ricordo adesso, il portiere era Perina, mi sembra. Il portiere era Perina, prendemmo un gol da 60 metri, stessa situazione, anche qui potevamo essere un po' più furbi, e ho messo poi invece gli inserimenti in area perché ho visto diversi cross di Pagliari che sono stati poco aggrediti dalla fascia destra, ovviamente di nuovo da quella parte, come inserimenti potevamo probabilmente un po' attaccare la densità dell'area per poter sfruttare appieno i palloni che poi sono stati messi in maniera ottimale dal nostro terzino.